Voi che trovate tornando a sera, cibo caldo, divisi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi, freddo di tremo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Questo è uno scritto di Primo Levi, Shema si chiama, Shema significa in lingua ebraica ascolta, corrispondente al cattolico ascoltaci il Signore, ecco, quindi è l'introduzione delle preghiere. Primo Levi fa una preghiera laica rivolta non a Dio ma a noi uomini, un monito fortissimo per ricordare che queste cose sono successe e non devono più succedere. Giornata della memoria, 27 gennaio, a ridosso della giornata della memoria. Perché ricordare? Cose brutte si potrebbero dimenticare, lasciare perdere, sono passati tanti anni. Beh, allora innanzitutto potrei citare tanti aforismi che sono stati detti, appunto il passato è anche il presente, la sua critica e il suo superamento. Lo studio della storia rende liberi, appunto, ma voglio citarvi proprio, visto che io sono un insegnante, ma sono qua non in veste di insegnante, ma di presidente del Cineclub, Charlie Chaplin, che fa Cineforum, e da 12 anni entriamo anche nelle scuole, appunto, e facciamo, in occasione della giornata della memoria, in occasione anche del 25 aprile, festa della liberazione, facciamo interventi nelle scuole e abbiamo la possibilità anche di portare dei testimoni. E quindi, siccome sono qua in veste di spettacolo e non filosofia o storia, cito un uomo di spettacolo, Monio Vadia, ebreo anche, ma per ragioni d'età, insomma, non ha vissuto la storia dei campi di concentramento direttamente. Monio Vadia, attore, regista, è stato tante volte anche qua a Trieste, e in un suo spettacolo dice: poniamo che inventino una macchina diabolica terribile, per cui riescano a portarvi via soltanto la memoria, vi lasciano con tutta la vostra indole buona, più o meno buona, vi lasciano tutte le vostre facoltà integre, vi portano via solo le memorie. A quel punto voi diventate dipendenti, siete meno liberi, dovete credere a tutto quello che vi dicono, dovete riscoprire tutto di nuovo, avete molta meno possibilità di scelta, siete in balia di chi vi racconta le cose, dovete credere, però non avete una vostra memoria. Quindi proprio lo studio della storia e la memoria non è soltanto curiosità, ma è proprio una sapere tutto quello che è successo e poter rifare le cose buone e magari evitare quelle che si sono dimostrate sbagliate. Quindi ti rende più liberi lo studio della storia. Se questo vale più in generale per lo studio della storia, nel particolare questi episodi, pur successi tanti anni fa, 70 e più anni fa, ma ci sono ancora le persone vive che ci possono raccontare queste cose, quindi non sono proprio preistoria, no? Non parliamo di egiziani, quindi, e sono successe in un periodo in cui c'era già uno sviluppo anche tecnologico, quindi stiamo attenti, perché lo sviluppo della civiltà non è sempre lineare, ci sono dei ritorni indietro, quindi dobbiamo
vigilare, rizzare le antennine e fare un po' da io dico sempre anche da anticorpi, avendo avuto la possibilità soprattutto di sentire certe testimonianze dirette contro il virus del razzismo che c'è sempre presente e che parliamo appunto seconda guerra mondiale 38, 39, 40, riguardò la Germania, riguardò l'Italia, riguardò tutti i paesi che Germania e Italia invasero, conquistarono. Come attualizzare anche queste cose che sentiamo del passato? Beh, intanto appunto pensando a chi potrebbero essere i nuovi ebrei oggi, ci fu quella volta, nel periodo in cui il fascismo e il nazismo divennero forti, ci fu una grave crisi economica ed è facile nel momento di crisi economica dare la colpa, trovare un gruppo di persone e dare la colpa a loro, no? Allora si ritenne che la colpa fosse tutta degli ebrei perché le cose andavano male. Oggi non vedrei che vogliono essere i migranti, no? Se è la colpa, va tutto male, se è la colpa dei migranti, rimandiamoli a casa. Però è pericoloso, ecco, una cosa del genere, oltre che sbagliata, appunto, oltre che sbagliato pensarlo, dal pensiero, dal pregiudizio si scivola facilmente nel razzismo e nella persecuzione e nelle cose terribili che accaddero poi durante il periodo nazifascista. Quindi ricordare queste cose guardando all'oggi, cercando di attualizzarle. Altra attualizzazione, in quel periodo c'era gente che andava in piazza, sì, e inneggiava viva la guerra, viva il fascismo, viva il nazismo, ma erano relativamente e spesso anche pagati, mandati apposta per far vedere comunque che c'era questo clima a favore del fascismo e del nazismo. Ma molti, troppi, stavano in silenzio, dicevano ma a me non interessa, me facciano loro, io non mi occupo di politica. Questo è un altro punto di stretto collegamento con l'attualità. Anche oggi c'è questo clima così, ma sì, ma che facciano loro? Che se ne importa la politica. E la politica invece è una cosa importante e entra nelle vostre case anche nella maniera più inaspettata. Primo Levi non faceva certo politica, ma non era neanche poi, lui raccontò anche di non essere stato praticante, osservante, quindi non era perseguitato, cioè scoprì di essere ebreo, ecco, nel momento in cui lo portarono via. Quindi ecco che alle volte la politica entra nelle vostre case e porta via senza che poi come difendersi, no? Quando si è andati un po' troppo volte. Bene, quindi è importante la memoria, è importante ricordare questi fatti, attualizzarli e ricordare questi fatti perché furono evidentemente poi eclatanti, tante furono sicuramente le stragi che avete studiato anche nella storia, le cose brutte, ma brutte come queste, ecco, è abbastanza difficile trovarle. Dopo vi dico qualcosa del film, adesso io credo che sia più interessante ascoltare la testimonianza di chi ha vissuto quel periodo e ha vissuto la deportazione in campo di concentramento, non Auschwitz. Il 27 gennaio si ricorda la liberazione di Auschwitz, uno dei campi più famosi se non altro come nome, però altri campi vennero liberati anche dopo quel 27 gennaio del 1945, per esempio Dachau, appunto, dove è stato deportato sino a Gruppi, è stato liberato a maggio, no? Del 1945, quindi non
fu l'ultimo campo liberato, però è stata scelta una data così simbolica, 27 gennaio, per ricordare queste cose, i campi di concentramento e la liberazione, soprattutto i campi di concentramento del nazifascismo. Io sì, dopo magari vi dico qualcosa più relativo al film. Sentiamo la testimonianza dei gruppi e un'ultima cosa volevo ricordarvi. Non è una il 27 gennaio potrebbe sembrare una cosa che riguarda gli ebrei, una ricorrenza che riguarda gli ebrei, no, perché ci furono moltissimi perseguitati, non solo ebrei, per esempio ci sono gruppi, non era ebreo, ma ricordiamo che oltre a 6 milioni, si stima così, di ebrei che morirono in campi di concentramento, ma ci fu mezzo milione di zingari, rom, sinti. Ricordiamo che vennero perseguitati i disabili. Oggi c'è la cultura della solidarietà nei confronti dei disabili, quella volta anche nelle scuole si insegnava la cultura della forza, quindi il disabile doveva essere anche soppresso, sia il disabile fisico ma soprattutto poi i disabili mentali eliminati. Gli sloveni qua a Trieste, la organizzazione che ricorda che nel 1938 Mussolini venne ad annunciare che le stesse leggi razziali che c'erano in Germania, simili insomma, sarebbero state fatte anche in Italia, infatti così fu. Quindi c'è un errore a monte pensare che ci siano razze umane, non esistono, esistono le razze tra animali, le razze umane non ci sono, quindi il primo errore, e poi considerare che appunto un gruppo di persone sia inferiore a un altro e che una persona debba essere giudicata a seconda del gruppo a cui appartiene. Questa è la base del razzismo folle. E agli sloveni e anche a Riccardo Gruppi venne cambiato il nome, il nome è la propria identità, no? Chi sei, la prima cosa dici nome e cognome, se non chi siete. Quindi è una cosa pesante quando ti cambiano, ti costringono, quindi Riccardo diventa Riccardo, Gruppi diventa Gruppi. Fu una cosa già quella pesante, ma non bastava, perché c'erano i cartelli che si parla solo italiano, quindi non si poteva parlare sloveno. Gli sloveni qua a Trieste vennero anche perseguitati, appunto, portati via come ebrei, come zingari, come disabili, dicevo, come omosessuali. Anche era considerata una malattia, era una specie o razza che andava soppressa e eliminata. Quindi ecco, questa era l'ultima cosa che volevo dirvi, non pensate solo che fu una cosa che riguardò solo gli ebrei, ma riguardò, e poi riguardò tutta la popolazione. La dittatura, quando c'è una dittatura, insomma, siamo tutti quelli che dobbiamo sentirci coinvolti. Buongiorno a tutti. Io prima di iniziare la mia testimonianza però devo spiegare due parole perché per riuscire a capire quanto grande era questo programma di sterminio. Perché? Perché certamente il campo non era solamente Auschwitz, il programma era molto più vasto. Cioè praticamente ci sono stati circa 22 campi di sterminio, campi con forni crematori e camere a gas. Perciò il campo di Auschwitz è il campo di Auschwitz è un campo normale, ma, cioè un campo di sterminio, ma poi è stata aperto anche un campo vicino, Birkenau,
è stato aperto quando hanno chiuso il campo di Treblinka, perché io vi leggerò adesso i nomi di questi campi per capire quanto grande e quanto vasto era il programma di sterminio. Vedete, Auschwitz, Bergen-Belsen, Bolzano, Buchenwald, Chelmno, Dachau, Dora, Esterwegen, Flossenbürg, Forstfried, Grossrosen, Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück, che era un campo di donne, Risiere di San Sabba, Sachsenhausen, Sobibor, Stutto e Treblinka. Questi quattro ultimi erano campi di eliminazione, cioè Sobibor, Stutto e Treblinka erano campi di eliminazione. Certamente arrivavano direttamente ai forni crematori. Treblinka, i primi tempi seppellivano i cadaveri accanto uno accanto all'altro, poi si sono accorti che la cosa diventa una cosa pericolosa, hanno disseppellito e poi hanno bruciato tutto e hanno chiuso il Treblinka, però hanno aperto il campo di il campo vicino a Auschwitz. Birkenau, il campo di Birkenau. Il campo di Birkenau, uno dei più grandi, perché ha 40.000 ettari di terreno, c'erano delle baracche, nel stesso campo c'erano quattro campi, cioè campo degli zingari, campo degli ebrei, campo degli ammalati, campo dei lavoratori. Vedete, tutti questi campi sono stati riconosciuti dalla Croce Rossa Internazionale. Però cosa succede? Succede che per necessità della mano d'opera, necessità di avere mano d'opera per il lavoro, perché hanno svuotato le proprie fabbriche dai propri dipendenti chiamati alle armi e hanno rimpiazzato con i deportati. Perché? Perché costano nulla e si sono accorti che si può far morire anche di lavoro. Ecco che tutti questi campi principali iniziano con dei sottocampi che vengono aperti dove c'è una fabbrica di lavoro. Nelle fabbriche di lavoro principali ci sono i campi di questi campi di più piccoli. Certamente ogni campo principale, dico come Dachau, come Buchenwald, tutti questi campi avevano una cinquantina di sottocampi. Perciò ecco perché ci siamo anche salvati, perché poi entrando nel campo principale subito eri condannato a morire, non uscire. Ecco, adesso posso però fare la mia testimonianza di come succedevano le cose. Parlo delle cose mie, cioè quello che ho visto e quello che ho sofferto. Non parlo di altre persone. Perciò quella cosa che è successa a me è successa a milioni di persone. Perché 12 milioni sono i morti. E poi non si saprà mai l'esattezza delle persone morte. Vedete? La partenza, devo fare la partenza, partiti dalle carceri del Coroneo, cioè le carceri giudiziarie di Trieste, trasferiti alla stazione centrale,
caricati sui vagoni bestiame, cioè quelli aperti, con il finestrino aperto, con delle sbarre e con filo spinato. Chiusi i vagoni, dentro ci siamo trovati 60-70 persone. Al lato del vagone c'era un recipiente per i bisogni. La nostra partenza, la mia partenza, eravamo solamente uomini, ma sono trasporti con donne e uomini. Pensate alla difficoltà del famoso recipiente. Certamente si parte detto alla partenza che partiamo per lavoro in Germania. Nessuno sapeva dove andava. Ecco, hanno fermato il treno solamente in zona austriaca, dove hanno circondato. La scorta era del nostro trasporto. La scorta era SS e milizia territoriale. Ogni secondo vagone c'era il vagone con la garitta famosa e dentro c'era un milite della milizia e l'SS con la mitragliera. Perciò hanno circondato e hanno permesso a vuotare questo recipiente. Poi c'erano gli allarmi aerei, a ogni allarme aereo ci trasferivano alla stazione più vicina, perché così se avrebbe bombardato avrebbero risparmiato di portarci. Dunque abbiamo viaggiato 4 giorni per arrivare a Dachau, dove oggi voi partite alla mattina alle 6 e siete a mezzogiorno, a luna siete a Dachau. Noi abbiamo viaggiato 4 giorni con 2 pezzi di pane e 1 pezzo di formaggio che ce l'hanno dato al coroneo. Scusate un attimo solo. Dopo la prima fermata il treno non si ferma più, solamente si fermava per gli allarmi, ho detto che ci trasferivano alle prime stazioni. Poi certamente arriviamo alla stazione di Dachau. Quando si dice che non sapevano cosa sta succedendo, questo non è vero, perché alla stazione di Dachau siamo arrivati all'ultimo binario e tutti ci vedevano, gli altri passeggeri che arrivavano ai treni ci vedevano. La scorta nostra ci consegna, perché arrivano le SS con i cani dal campo di Dachau e ci trasferiscono via, camminando attraverso dalla stazione, saranno 800 metri circa, non so esatto, ci trasferiscono al campo di Dachau. Siamo davanti, certamente, se oggi voi visitate Dachau, certamente la cosa vi si presenta differente. Certo, il portale è rimasto quello, il cancello famoso Arbeit McFrey c'è ancora, l'hanno rubato un po' poco tempo fa, ma comunque il segno c'è. Quando siamo entrati noi la cosa era un po' differente, cioè all'imbocco all'entrata, prima di entrare, c'era un cancello grande con una svastica molto grande e la torretta con la mitragliera. Cosa succede? Succede che la mitragliera, appena siamo sotto, è puntata su di noi.
Allora abbiamo pensato di entrare in un carcere molto più grande. Non sapevamo nulla di questo, cosa sei, cioè nell'interno. Arrivando all'interno, al lato della camera delle docce, dobbiamo gettare già all'esterno le cose che avevamo in più, chi una valigetta, chi una borsa, chi uno zaino, gettare al lato e poi entrare nella sala, nell'anticamera delle docce. C'è un camerone prima e dobbiamo spogliarci. Certamente dopo spogliati le nostre cose sparivano immediatamente, non avevi più nulla di tuo. Però devo dirvi una cosa, perché potreste avere una testimonianza di chi è entrato nel 1943, perché i primi italiani sono entrati nel 1943. La differenza era questa, che mentre loro si spogliavano e le sue cose mettevano in un sacco, il quale è poi stato trasferito al magazzino. E allora qualcosa di suo ancora rimaneva, le calze o qualcosa, mentre nel dicembre all'11 di dicembre che sono entrato io, questo non succedeva più, non avevi nulla di tuo. Poi entri nella sala delle docce, al lato c'erano dei poveri disgraziati deportati che dovevano pelarti, i famosi barbieri chiamati, e ti pelavano. Certamente le delicatezze se le sono scordate, perché i tagli ce n'erano tanti. Prima con la macchinetta, poi a noi come italiani e ai sovietici russi, gli facevano una strada sulla testa, così rasata a rasoio. Quello era un segno per loro che eravamo traditori. Qualsiasi persona poteva darci, offenderci, darci anche qualche botta, non veniva castigato per nulla, perché eravamo il segno che dovevamo sopportare un po' di più. Perciò i peggio trattati nei campi erano gli ebrei, i sovietici e gli italiani, poi tutto il resto, ma tutti avremmo avuto una unica condanna di non uscire più da quel posto. Fatto questo, la rasatura, vai sotto le docce e aprono certamente acqua calda, acqua fredda, per divertirsi loro. Saltavamo, poi a un tratto ti danno una manata, io l'ho chiamata soda, ma non so se era soda, perché dovevi sparpagliarti tanto bene sulla testa soprattutto e ai lati dove la rasatura, poi non ti crescevano più i capelli. Almeno, dunque può darsi che sia stata una chimica di qualcosa che non... Comunque, bruciava molto, e poi andavi a aspettare l'acqua. Hanno iniziato l'acqua fredda, l'acqua calda, l'acqua fredda, finalmente ci danno l'acqua di lavarci. Fatto il lavoro, entriamo al lato, la spartizione del vestiario. Il vestiario era... per noi era quello a strisce bianche e blu. Comprendeva una giacca, un paio di calzoni, un berretto e un paio di zoccoli aperti, un pezzo di legno con una pietra. Ecco, questo era il vestiario. Chi ha avuto la fortuna
c'era una specie di capottino, chiamavamo, e lo chiamavamo capottino, era un più lungo della giacca, e però non c'era per tutti, chi l'ha ricevuto aveva la fortuna, e io l'ho ricevuto. Fatto questo lavoro ti danno filo e ago, filo, da cucirti immediatamente il numero che ti veniva consegnato. Il numero era in stoffa, con scritto in nero, cioè marcato in nero, e in un triangolo. Il triangolo era il significato per cosa sei rinchiuso nell'interno. C'erano i triangoli rossi, c'erano i triangoli verdi, c'erano i triangoli marrone, c'erano i triangoli rosa. E ognuno aveva il segno per cosa era rinchiuso. E gli associati sopra. Nero. Fatto questo, dovevi cucirmelo sul lato della giacca e sul lato dei calzoni. Fatto il lavoro, c'è l'appello, perché ancora non sai dove sei arrivato, perché nell'entrata non hai visto nulla, nessuna persona, solamente baracche. Un grande piazzale, ecco, poi ci portano a questo posto, al piazzale. Arriva il comandante del campo e fa l'appello per l'ultima volta nei nostri nomi e cognomi, perché poi ha chiamato i numeri. Ha chiamato nomi e cognomi per verificare se ci siamo tutti. Fatto questo, chiama i numeri. Ragazzi, io dico sempre a tutti, studiate le lingue perché servono. Qualsiasi momento arriva che ti servono. Perché chi capiva un po' il tedesco era avvantaggiato. Perché vedete, io avevo il numero 135.423. Ma nella lingua urlata tedesca, perché urlavano come cani, era Wunderfifundreißigtausendvierhundertdreiundzwanzig. E quando non l'hai capito e non rispondevi hier, presente, arrivava, ti dava pugni e calci e poi ritornava a chiamare. Poi, richiamando, stavi molto attento quando ha risposto quello vicino a te, poi hai detto hier senza capire di aver detto, di aver capito il tuo numero. La cosa principale era impararti quel maledetto numero quanto prima. Perché? Perché dopo, l'aspirazione è questa, il comandante dice, dopo la chiamata, va alla predica, cioè chiama un interprete fuori dalle nostre file, anche se aveva già un suo, e questo non lo so perché, e chiama questa persona e va, cioè, tradurre le parole che lui dice. Non potete comunicare con l'esterno. Siete dei stick, dei pezzi, cioè siete dei pezzi e risponderete solamente con la chiamata di numero. Siete pezzi e siete una scheise. Sapete cosa vuol dire scheise? Ecco, vedete, cosa siamo diventati subito. Quando eravamo ancora in forza. Bene, fatto questo, ci destinano nelle baracche della quarantena, perché a Dachau c'erano le baracche pari e le baracche dispari. Nelle baracche dispari c'erano, in prima baracca c'erano gli scrivani,
vedevano molto di più le baracche degli esperimenti e poi le baracche di quarantena. Non è detto che facevi 40 giorni la quarantena, ma eri rinchiuso in quelle baracche che erano chiuse come un cancello tra baracca e baracca. Cioè non vedevi cosa succedeva nella baracca davanti, oppure quella di dietro. C'erano le finestre solo davanti. La baracca era lunga 120 metri, c'erano quattro stude e al centro c'erano i famosi lavarsi, cioè dei lavandini rotondi con dei rubinetti per lavarsi e i gabinetti. Dunque ogni stube aveva il suo capo. I capò erano i triangoli verdi. I triangoli verdi questi sono stati presi fuori dalle carceri, erano condannati perché avevano fatto qualcosa, omicidi e cose del genere, e trasferiti al campo per andare a aiutare l'SS a mantenere la disciplina. Perciò questi a volte erano peggiori delle SS, perché dovevano dimostrarlo di essere capaci di mantenere questa disciplina. Fatto questo, e lui era il responsabile della stube, della baracca, dello spazio nella baracca, perché la baracca aveva quattro sezioni, cioè quattro stube. Ognuno aveva il suo capo, il quale era anche pronto a ripartire il mangiare. L'unica persona che aveva il diritto di farlo nella baracca. La razione del mangiare era, cioè quello che doveva appartenerti regolarmente era un litro di minestra, chiamata minestra, che poi vi spiego qual era, e un pezzo di pane, cioè una pagnotta divisa in sei. Era così. Così. E un cucchiaino di margarina oppure melassa, era un estratto di zucchero. Ma la minestra era così brutta perché era di rape rosse e qualche patata, molta acqua, e dipendeva dal capo anche la ripartizione come la faceva. Perché se l'avrebbe fatta col mestolo esattamente, lentamente, il mestolo conteneva effettivamente un litro. Ma lo faceva in questa maniera. E sbatteva e poi ti dava quello che ti metteva dentro nella famosa ciotola. Dovevi tenertelo senza dire è andato. Ecco, vedete, certi ragazzi all'inizio che siamo entrati la minestra non l'hanno mangiata, anche se avevamo già fame. Io l'ho mangiata, però certi lumi non sono riusciti a fare. Dopo 3 giorni l'ho mangiata come la mangiata.